Mi è appena arrivato questo trasmettitore digitale per chitarre basso, il Nux B5RC. È un trasmettitore appunto digitale che lavora su 2,4 GHz ed è veramente comodo. La cosa che lo contraddistingue da tutti gli altri è il fatto di avere questa scatolina con base di ricarica. Quindi quando io vado a inserire dopo il concerto la pipetta nella base di ricarica, volendo posso far partire poi la ricarica guardando da qua, schiacciando, cioè abbiamo quattro lucine che mi dicono qual è l'autonomia della ricarica e va a ricaricarmi le due pipette. Una la vado a inserire nella chitarra nel basso e l'altra vado a inserirla dove voglio andare, nell'amplificatore piuttosto che in una DI. Devo dire che è veramente ottimo il sistema di trasmissione. È perfetto perché è digitale, quindi mantiene veramente molto alta la qualità. Devo dire anche il pairing è molto molto veloce, quindi basta accenderlo. Proviamo un attimo. L'ho cliccato, se ne accendo solo uno. Allora, quando è verde vuol dire che ha già effettuato il pairing. Posso metterlo in mute schiacciando, mi diventa rosso. Quindi se devo staccare, riattaccare, lo metto un attimo in mute, poi riclicco e lui riprende. Se lo inserisco nella base di ricarica acceso, lui va a ricaricarsi, altrimenti se lo metto spento, lui si adagia qua e poi quando voglio ricaricarlo, allora clicco da qua oppure lo accendo. Se lo lascio acceso dentro che è ricaricato, oppure dopo 10 minuti di inattività, lui si spegne automaticamente, preservando quindi la batteria. Questi sono tutti veramente pregi, soprattutto questa scatola è molto comoda, la puoi inserire nella custodia del tuo basso. Veniamo al lato negativo, purtroppo ne ho riscontrato uno, cioè viene dato su bassi attivi come perfettamente funzionante, mentre io su tre bassi attivi che ho provato, su due, uno Stingray e un Sadowski New York, inattivo, invece mi dà un ronzio di fondo, che d'altro lato devo dire che ai fonici con cui ho avuto a che fare non hanno. Sono riusciti comunque a toglierlo lavorando sulle frequenze, quindi non è fastidioso più di tanto. Però, essendo che pubblicizzano che è perfettamente funzionante con tutti i sistemi di bassi attivi, fate attenzione perché comunque purtroppo non è così. Bene, se può interessare, in futuro potrei fare un video in cui comparo questo Nux con il relay, magari andiamo su Logic, vediamo le tracce, il segnale che vanno a produrre e insieme ancora anche lo Shure. Grazie a Daniele Morasso, questo qua, col suo ricevitore a pedalino. E possiamo fare un test comparato volendo anche con un cavo. Ho comprato questo fantastico cavo della Reference, un cavo da 80 euro, decisamente troppo per le mie tasche, ma molto molto bello, cambia veramente il suono del basso anche rispetto a un altro cavo. Magari possiamo fare qualche prova comparata, se interessa scrivetemelo nei commenti. Facciamo ancora vedere una volta questo fantastico Nux B5RC. Ciao!